Festa per il corpo musicale La Novella di San Maurizio Canavese, che in questo fine settimana ha festeggiato l'annuale Santa Cecilia, patrona dei musici. La grande festa è iniziata sabato 11 novembre con il tradizionale concerto svoltosi nella sede della Filarmonica e ha visto la partecipazione di un numeroso pubblico che ha apprezzato la maestria e la bravura dei musici. Alle 21 il concerto ha avuto inizio con l'ingresso del professor Alessandro Antonini, direttore musicale del gruppo. Per l'amministrazione comunale erano presenti il sindaco Paolo Biavati e gli assessori Andrea Parsichella e Sonia Giuliano. Dopo i saluti di rito, il concerto ha ripreso il suo corso tra gli applausi del pubblico presente in sala. Nella mattinata di domenica la tradizionale passeggiata musicale per le vie del paese ha aperto la giornata di festa, un momento di raccoglimento per tutti con la visita al cimitero cittadino dei musici defunti che nel corso della grande storia della banda hanno fatto parte di questo sodalizio. In loro onore è stata eseguita la tradizionale marcia del Cuscrit, in segno di ricordo per chi con dedizione ha portato avanti il gruppo musicale negli anni passati. Dopo questo momento solenne, la tradizionale messa in onore di Santa Cecilia. Al termine tutti i musici e simpatizzanti si sono ritrovati in sede per il raduno conviviale in segno di amicizia e fratellanza. Nel pomeriggio un intrattenimento musicale ha chiuso questa edizione della tradizionale festa di Santa Cecilia. Inoltre la direzione della banda ha comunicato che sono iniziati i corsi di orientamento bandistico 2017-2018, aperti a tutti e tenuti da insegnanti diplomati.